Bentrovati a una nuova puntata di Forbes Leader. Come abbiamo detto in diverse occasioni, Forbes è tante cose, è il magazine, è il sito internet e anche gli eventi, ma è una larga parte di quello che Forbes fa in Italia è tecnologia. Per parlare oggi di tecnologia abbiamo con noi Valerio Bassan. Ciao Marco, grazie dell'invito. Che è il Digital Strategist di Forbes, quindi colui che si occupa delle strategie digitali di Forbes.it, ma non solo. Però l'occasione di avere con noi Valerio, secondo me, è un ottimo momento per parlare anche di velocità, di progresso. Quindi sappiamo ormai, almeno da una quindicina d'anni, il ritmo della velocità con cui il progresso sta cambiando il nostro mondo, sta crescendo quindi questo ritmo e non sembra ci sia diciamo una fine di questo percorso. Allora la mia domanda è dove stiamo arrivando? Quale può essere una prossima frontiera anche per gli utenti delle tecnologie? Certo, beh, la domanda ovviamente è molto, molto ampia, sicuramente potremmo svilupparla in vari modi, una risposta a questa domanda. Io vedo diverse frontiere che stanno avanzando in questo momento. Una delle cose più interessanti anche a livello di tempistico, un po' legata all'attualità, è quella dei device, quindi come stiamo costruendo il device del futuro. Da tanti anni ci siamo abituati agli smartphone. Il prossimo passo, almeno anche seguendo quelle che sono le novità sul mercato, potrebbero essere gli schermi pieghevoli, quindi i foldable phone, telefoni che aperti, una volta aperti, diventano fondamentalmente dei tablet, quindi dei device con una duplice funzione. Abbiamo visto, ad esempio, nelle ultime settimane Samsung ha presentato sul mercato uno schermo che si chiama Infinity Flex, che ha proprio questa funzione, ovvero può essere sdoppiato, può essere aperto e secondo quanto è stato pubblicato attraverso un leak di un'agenzia di stampa asiatica, parrebbe che Samsung prevede di portare sul mercato questo device nella primavera del 2019. Ovviamente non ci sono ancora certezze al riguardo. Sicuramente però potrebbe avere un impatto. Quello che sappiamo di questo device è che avrà un costo molto alto sul mercato, pari addirittura a $1,700, quindi più caro dell'iPhone più caro sul mercato attualmente. E questo ovviamente perché? Perché la tecnologia va sviluppata e vanno sviluppate anche delle app che supportino questa tecnologia. Le app che oggi utilizziamo non possono funzionare su un telefono pieghevole. Gli sviluppatori devono essere chiaramente incoraggiati a sviluppare delle app proprietarie che si adattino a questo nuovo device. Beh, questa è una gran bella notizia perché da diversi anni, io ricordo, si parla della possibilità di avere uno schermo pieghevole anche per i device pensati per l'utenza comune, diciamo, e finalmente pare ci stiamo arrivando. Un'altra cosa a cui si sta arrivando in maniera sempre più veloce è il famoso 5G, di cui tanto si parla, ma del quale credo ci sia ancora un po' di oscurità, insomma, sul quale. Sicuramente la nuova frontiera a livello di telecomunicazioni è quella del 5G. Il 5G dall'anno prossimo inizierà a essere diciamo lanciato su diversi territori in tutto il mondo. L'Italia non fa eccezione, entro il 2020 dovremmo avere un'infrastruttura che lo supporta. In questo momento ci sono delle lotte, se possiamo definirle così, di mercato per assicurarsi ovviamente le frequenze che supportano il 5G. Perché è importante il 5G? Non solo legato al supporto di nuovi device, ma sicuramente anche perché permette di collegare in modo molto molto più rapido, quasi a livello di fibra ottica, le connessioni ovviamente wireless. Quindi la quinta generazione di connessioni che arriva 10 anni dopo praticamente quella che era il 4G, che è stata lanciata nel 2008-2009, permetterà di avere un tempo di latenza molto minore, un millisecondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se stiamo governando una macchina a guida autonoma, per esempio, la differenza che può fare il 5G è quella di farla frenare in 2 metri anziché in 7 metri e questo ovviamente impatta anche sulla vita delle persone. Beh, bellissimo, infatti spesso se ne sente parlare, forse è la prima volta che sento parlare in maniera così spiccia, voglio dire, così pratica di quali innovazioni avremo, di quale comodità anche in più avremo grazie al 5G. Ma l'innovazione Bassan non la fa solo a parole, la fa anche nei fatti, perché lui è l'anima anche del nuovo Forbes.it, il nostro nuovo sito. Vi facciamo vedere una presentazione a Milano che abbiamo fatto in questi giorni.
benissimo, rieccoci in studio, abbiamo visto qualche immagine dalla presentazione, alle spalle di quello che avete visto naturalmente c'è un grande lavoro e ancora più alle spalle c'è Valerio che è con noi oggi, Valerio Bassan, che ci spiegherà un po', anzi a me piacerebbe sapere quali sono poi i criteri che vi hanno ispirato nel creare NuovoForbes.it. Assolutamente, assolutamente. Ovviamente c'è un lavoro di mesi, c'è un lavoro di studio di quelli che sono i percorsi degli utenti sui media online, quindi cercavamo anche di ottimizzare quello che sarebbe poi diventato il nostro nuovo sito. Forbes ha una tradizione digitale, ormai fa un po' ridere magari parlare di tradizione digitale, sembrano due termini in contraddizione, ma ovviamente noi abbiamo un'eredità che è quella di Forbes America, che ci fa in qualche modo la nave guida, però abbiamo cercato di adattare il prodotto al mercato italiano con le sue specificità e le sue abitudini di lettura. Quindi il sito è ovviamente molto molto ottimizzato per la funzione mobile. La prima cosa che volevamo fosse chiara nello sviluppare un sito di informazione e di contenuto nel 2018 fosse che il prodotto tecnologico fosse all'avanguardia. E pensiamo di esserci riusciti, perché all'avanguardia cosa significa oggi? Significa far sì che una pagina si carichi in una frazione di secondo anziché in 2-3 secondi, per fare in modo che le persone, quando siano magari anche in metropolitana oppure ferme al semaforo ad aspettare di attraversare la strada, possano fruire di un articolo che vogliono leggere in una frazione di secondo. Quindi su questo abbiamo fatto un grossissimo lavoro tecnologico e chi usa oggi il sito di Forbes.it può vederlo con le sue mani in un attimo. Ovviamente c'è anche un tema di design, quindi come comunichiamo il valore Forbes attraverso il design, sia di user experience che di user interface, attraverso una palette di colori che rappresenti un po' quella che è l'idea della missione di Forbes, ovvero di creare una business community globale per i nostri utenti, quindi il nero, il bianco, l'oro, colori molto eleganti, colori molto sobri, però anche che hanno un'ambizione, portano un'ambizione al loro interno. E quella di creare ovviamente dei contenuti molto visuali, non solo perché Forbes ha anche una componente video molto rilevante che crescerà sempre di più nel corso dei mesi, ma anche perché già oggi i contenuti di Forbes hanno una forza di impatto visivo che è rilevante. E poi c'è un altro aspetto importante secondo me da sottolineare, che è come si inserisce questo progetto di Forbes.it all'interno di una più completa esperienza Forbes. Certo. Su questo cosa possiamo dire? Ma sicuramente l'idea era che Forbes avesse tre pillar, come succede anche un po' in America. Ci sono ovviamente, c'è il magazine che è una parte fondamentale dell'esperienza Forbes che noi stiamo portando in Italia ed esiste già da un anno. Ci sono gli eventi che hanno avuto grandissimo successo sotto il marchio Forbes Live, che insomma diventeranno anche nel 2019 un caposaldo importantissimo del nostro lavoro, e il sito deve essere non solo di supporto ma anche di comunicazione, interfaccia. Quindi, come dicevamo prima, noi vogliamo creare una community di persone legate al business, che hanno ambizioni, che hanno storie da raccontare, che vogliono raccontarsi e vogliono in qualche modo conoscersi. Il sito fa proprio questo, il sito mette in comunicazione queste storie, queste persone, crea una relazione tra quelli che sono i nostri prodotti, quindi il cartaceo, quindi gli eventi e quindi il sito. E l'idea è proprio quella di creare il portale di accesso all'ecosistema Forbes in Italia, e speriamo insomma di esserci riusciti. Benissimo, sì, sicuramente secondo me ci siamo riusciti. Forbes non è solo tecnologia ma anche una grande componente di finanza. C'è un tema che riunisce entrambi questi aspetti, che è il fintech, quindi l'unione della finanza e della tecnologia. Ci siamo portati a Londra per incontrare un fintech thought leader, per la precisione il fintech thought leader di IBM. Io sono Paolo Seroni, membro della Industry Academy di IBM e thought leader per il fintech. L'industria finanziaria si sta trasformando a livello internazionale da una produttrice di prodotti, quindi un canale distributivo, dove la remunerazione avviene nelle transazioni, nel posizionare quindi i prodotti finanziari e i portafogli delle famiglie, a una produttrice di servizi, ovvero di consulenza finanziaria, in cui i prodotti sono organizzati in portafogli e sono dialogati con le famiglie in modo trasparente sui costi, cercando di fornire un maggiore valore aggiunto che riguarda la capacità di prendere delle decisioni finanziarie più consapevoli e più articolate. Chiaramente questo è un percorso molto complesso e molto difficile, che richiede di aumentare la capacità dei relationship managers di avere conversazioni più ricche e più trasparenti con gli investitori.
Ecco allora che l'intelligenza artificiale sta entrando in gioco per aiutare i robot advisor a creare delle conversazioni che permettono di trasferire conoscenze, quindi knowledge. Un primo esempio sono le chatbot che usano l'AI per poter creare un dialogo con l'investitore. Sono ancora una semplificazione di quello che potrà essere il futuro, ma quando l'intelligenza artificiale diventerà effettivamente conversativa, pensiamo ad Alexa nel nostro soggiorno per fare gli acquisti, ecco allora che il digitale potrà diventare da pull a push e quindi completare il circolo. Ci vorrà del tempo. Nel frattempo quello che Robo Advisor può fare e comincia a fare per superare questa limitazione è aiutare il consulente finanziario a ridurre i tempi e i costi per la gestione del portafoglio del cliente, automatizzando molte delle fasi e garantendo che il consulente finanziario, sia esso indipendente o parte di una rete bancaria, possa dedicare più tempo a quello che si chiama Gamma of Advice, che poi corrisponde, come in quest'ultimo libro MiFID 2, Value Generation for Investors, al processo di onboarding. Esistono tre tipi di innovazione. C'è un'innovazione di tipo disruptive che cerca di semplificare e di aumentare il numero dei consumatori su un comportamento diverso. C'è l'innovazione di tipo sustaining che per me è più importante di quella disruptive, perché se vogliamo avere successo nel medio e lungo periodo tramite la disruption dobbiamo anche essere capaci di trovare una via fuori dalla disruption. Ecco che è la sustaining innovation, quella che dà più valore aggiunto ai nostri clienti, agli investitori, ma anche possiede la capacità di dare margine agli operatori economici che giustamente devono essere remunerati. Però poi ci sono altri tipi di innovazione che sono ancora più profonde, che sono di tipo foundational. La blockchain è una foundational innovation perché ha la possibilità di modificare come si costruisce il tessuto economico. Sicuramente se c'è una tecnologia che ha una capacità di impatto a livello aggregato, questa è quella della blockchain. Chiaro che l'intelligenza artificiale è adesso complementare, pensiamo al mondo dell'IoT, dell'Internet of Things. Nel momento in cui colleghiamo tutti questi devices e usiamo la blockchain per farli comunicare in modo sicuro tra di loro, poi dobbiamo estrarre valore da tutta questa grande massa di informazioni che a questo punto abbiamo digitalizzato, ed è lì che l'intelligenza artificiale può aumentare il suo valore di contributo alla crescita economica del paese. E dopo l'incontro con Paolo Sironi, rieccoci in studio con Valerio Bassan, come detto il digital strategist di Forbes, per parlare ancora di Forbes.it, appena lanciato da qualche settimana. E qui secondo me c'è una cosa molto interessante di cui parlare con i nostri ascoltatori, che li riguarda da vicino, perché parliamo di audience. Naturalmente Forbes ha un audience molto particolare, non è un sito come tutti gli altri, e ci vuoi parlare magari di come è strutturato la nostra, il nostro lettorato, diciamo. Assolutamente, l'audience di Forbes siete voi, siamo noi, siamo una community che crediamo essere forte, strutturata e in crescita anche in un paese come l'Italia. Mi spiego meglio. Ovviamente Forbes si rivolge a un pubblico che ha un potere di spesa molto interessante, un pubblico che è professionalmente realizzato o che ha grandissime ambizioni, quindi imprenditori, manager d'azienda, leader di pensiero in vari ambiti, in varie industrie. Ovviamente Forbes aggrega e si porta anche un po' la briga di in Italia aggregare questa tipologia di pensiero, essere un punto di riferimento per un pubblico che secondo me al momento non ha un punto di riferimento. Non voglio fare paragoni in realtà, ma anche altre testate che trattano magari il tema dell'economia non hanno un senso della leadership così forte come quello che noi come Forbes cerchiamo di veicolare tutti i giorni. Quindi l'audience nostra l'abbiamo anche scoperto attraverso analisi di mercato che abbiamo fatto prima del lancio del nuovo Forbes.it. È appunto un audience che ovviamente vive nei posti che sono un po' il punto di riferimento dell'economia italiana. Ovviamente quindi il nord, il nord-est, le grandi città, Milano, Roma, Bologna, sicuramente Napoli, Torino, Venezia e Vicenza. Quindi partiamo da lì, partiamo da queste persone perché sappiamo che noi siamo il loro punto di accesso a una business community globale, quindi vogliamo fare in modo che traggano ispirazione, consigli di strategia, tutte le notizie di cui hanno bisogno per orientare meglio il loro lavoro, e orientare meglio il loro lavoro essendo queste persone dei thought leader sicuramente vuol dire anche aiutarli a orientare meglio il lavoro delle persone che lavorano con loro. Quindi è interessante, cioè noi siamo consapevoli che stiamo facendo un lavoro di servizio in un certo senso.
Certo, secondo me è anche molto interessante capire come pensiamo di raggiungere questo pubblico. Su questo tu e il tuo team avete lavorato per mesi e quindi avete tradotto questo in una sintesi sostanzialmente. Ma certamente, certamente, nel senso che poi tutta la chiave dei media digitali, secondo me, nel 2018 è capire qual è il pubblico, capire come raggiungerlo. Quindi non tutti i contenuti di Forbes sono uguali su tutte le piattaforme. Abbiamo un sito che, come dicevo prima, abbiamo sviluppato con una certa cura, però sicuramente siamo anche altrove. Siamo ovviamente su tutti i social network, abbiamo una newsletter settimanale che condensa il meglio di Forbes, il meglio degli articoli pubblicati durante la settimana, e propone un contenuto ad hoc, quindi per la nostra community, e abbiamo ovviamente anche l'ambizione di creare dei formati, dei linguaggi che siano nativi sulle piattaforme in cui vogliamo essere. Quindi sappiamo che su LinkedIn c'è una certa audience che ha bisogno di un certo tipo di informazione ed è diversa da quella di Instagram ed è diversa da quella di Facebook. Quindi stiamo cercando attraverso il nostro social media team di adattare anche le strategie per raccontarci meglio e per offrire un contenuto che sia sempre più di servizio e sempre meno magari di corollario. Non ci interessa tanto che la gente venga sul nostro sito per forza, non vogliamo usare il clickbait, non ci interessa. A noi interessa raccontare storie belle, raccontarle bene con un linguaggio che sia preciso, con un linguaggio che sia esaustivo, con un linguaggio che sia interessante per il lettore. Quindi lo storytelling parte anche dall'idea di voler usare il metodo di comunicazione più adatto a seconda dell'audience che vogliamo raggiungere, e per questo, se voi ci seguirete insomma sui vari canali social e andrete sul nostro sito, vedrete che ci sarà uno sforzo di diversificazione e di raffinazione anche del contenuto in modo più granulare e in modo più nativo rispetto alla piattaforma che lo ospita. Benissimo, Valerio, sei stato chiarissimo. Ti ringraziamo per essere stato con noi oggi e appunto per averci spiegato di più non solo di Forbes.it, ma anche della tecnologia, dell'innovazione in generale nel mondo dei media e non solo. Grazie. Adesso passiamo invece a un altro servizio che riguarda un altro dei temi forti. Oggi abbiamo parlato di tecnologia, l'altro tema forte di Forbes riguarda gli under 30, quindi i ragazzi al di sotto di 30 anni. Abbiamo intervistato una persona che racchiude entrambi questi aspetti. Sicuramente essere stato selezionato per questa lista è una grandissima opportunità, una soddisfazione molto grande e che un po' si sente meritata, no? Alla fine il lavoro che faccio è un bellissimo lavoro, che pesa ma non pesa perché è la passione, però i risultati che ottengo sono frutto del lavoro di una squadra molto grande che ho la fortuna di coordinare. E quindi mi sento che in realtà è un premio per tutti noi e non solo per me. Sicuramente è un bellissimo riconoscimento e la soddisfazione è tanta, sì. Il sogno è sempre quello di rendere l'umanità dare l'umanità una dimensione in più, che è la dimensione dello spazio, quindi riuscire a portare, così come l'aeronautica ha portato l'uomo nel cielo, noi poterlo portare ancora un pochino più su. E farlo in modo sostenibile, quindi farlo in modo che non solo noi possiamo farlo, ma anche i nostri figli possano continuare a farlo nello stesso modo. Oggi in studio con noi c'è Giuseppe Nucera, il CEO di Takeoff. Buonasera. Takeoff è qualcosa di veramente particolare, anzi direi qualcosa di unico in Italia, perché dovete sapere è sia una startup innovativa ma anche un incubatore di startup. Ci parli un po' di questa iniziativa. Esattamente, Takeoff a mio modo di vedere rappresenta una soluzione al fenomeno dell'elevata mortalità che affligge appunto le startup italiane ma anche un po' nel resto del mondo. È nata come startup innovativa, diventerà presto un incubatore certificato e ha come modello di business il work for equity, quindi in realtà attraverso questo modello di business noi possiamo garantire una sostenibilità dell'iniziativa nel breve periodo e una sostenibilità nel medio-lungo periodo attraverso poi l'incremento del valore delle partecipazioni delle nostre startup. Ma sono tante le cose che fate per le startup. Sì, in realtà il nostro modello di business è particolarmente nutrito dal punto di vista delle revenue. In particolare noi facciamo assistenza in ambito fiscale, in ambito legale, in ambito amministrativo. Abbiamo un co-working, molto presto sarà ultimato uno spazio di oltre 600 metri quadri qui a Milano.
Gestiamo un portale che si occupa di raccogliere tutte le informazioni delle startup innovative italiane e attraverso un software di intelligenza artificiale di fare matching tra queste realtà. Tra l'altro poco fa citava la mortalità delle startup, il tasso di mortalità, però sappiamo benissimo che nelle fasi di vita di una startup c'è proprio una fase che è quella più pericolosa, che è quella ancora precedente l'inizio dell'attività, e voi mi pare agite proprio in quella fase. Esattamente, il nostro modello di business si concentra prevalentemente su quella fase del ciclo di una startup che è particolarmente delicato, che necessita di assistenza qualificata, di pochi capitali, e quella fase che viene definita tecnicamente pre-seed ed è una fase dove la startup ancora non ha ad esempio un MVP, cioè un minimum viable product, oppure non ha un modello di business perfettamente definito. Quindi noi interveniamo in questa fase dando supporto e cercando di creare poi i presupposti affinché l'iniziativa vada a buon fine. Però la vostra attività non è solo quella di supportare la crescita o la nascita, diciamo, delle startup, ma anche dei risvolti che arrivano poi sul territorio, che è una cosa molto particolare dal mio punto di vista. So che avete un evento in programma a breve. Il 30 di novembre ci sarà la quinta edizione di questa giornata di matching che noi chiamiamo Innovation Day, presso una discoteca di Milano, che è l'Alcatraz. Faremo questo evento dove 50 startup si sfideranno a colpi di elevator pitch e ne vinceranno 3. Queste 3 vinceranno praticamente dei premi in servizi erogati dal nostro incubatore. C'è una cosa molto particolare nella vostra storia che vi porta ad essere in qualche modo vicini al mondo del volo, di cui so lei essere anche un appassionato, magari ci può raccontare questa metafora? Allora, pensando a Takeoff come una soluzione e anche un incentivo per sviluppare una serie di iniziative legislative introdotte in Italia che fanno sì che l'Italia sia uno dei paesi migliori in Europa dove localizzare una startup innovativa, per via di una serie di iniziative legate alla facilità di accesso al credito, alla facilità con cui si può costituire una startup innovativa, quindi sia in termini di costi di creazione della società, sia in termini di mantenimento. Ad esempio c'è l'esenzione del pagamento dei contributi dei diritti camerali. Quindi in realtà c'è in Italia un impianto normativo particolarmente favorevole per lo sviluppo delle startup, come anche ad esempio la disciplina specifica per l'equity crowdfunding. Quindi in Italia c'è questa serie di norme che incentivano particolarmente. Il parallelo tra diciamo così, l'assistenza alle startup innovative e l'attività di volo sta nel fatto che ci sono diverse similitudini. Quella principale è quella appunto della prevenzione degli incidenti di volo. In questo caso il parallelo è sulla startup, quello di prevenire incidenti di percorso. E quindi per evitare questo, ad esempio, in aviazione si utilizzano dei controlli pre-volo e delle checklist per verificare che tutto sia a posto ancora prima di salire sull'aereo. Esattamente quello che facciamo nella startup nella fase di consulenza iniziale. Controlliamo che tutto sia a posto, quindi controlliamo che dal punto di vista finanziario la pianificazione sia corretta, dal punto di vista legale non ci siano particolari problematiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è una prima fase. La seconda fase è quello quando ci accingiamo, per esempio, a decollare, cioè a lanciare la nostra iniziativa sul mercato. Ecco, anche qui nel volo la fase del decollo è la fase più pericolosa dell'attività di volo, dove va posta particolare attenzione ad una serie di iniziative. E quindi anche qui il parallelo è abbastanza forte. Sono tutte quelle attività in cui una startup o degli startup magari non hanno le competenze necessarie per andare oltre l'impresa. Loro hanno fatto l'impresa, però devono andare oltre in questo caso.
Eh sì, è proprio quello, è un problema soprattutto di competenze, di team building, quindi in realtà creare una startup innovativa non è un gioco, non può essere un gioco, ma è un lavoro a tempo pieno. Chi decide di intraprendere un'attività del genere sa, deve sapere che è un impegno notevole, perché è evidente che per fare grandi cose l'impegno deve essere, oltre all'intuizione, oltre all'idea, oltre a lavorare bene, comunque ci vuole l'impegno di parecchie persone. E poi naturalmente c'è la fase di atterraggio, quella di exit, che per molte aziende, per molte startup è la conclusione felice del percorso di cui ci hai parlato. Benissimo, con questo salutiamo Giuseppe Nucera, il CEO di Takeoff, e io vi rimando al prossimo appuntamento con Forbes Leader. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.